Vado? Ah! Vabbè, bene. Perfetto. Non ci stava. Questa galleria di artisti santiagnesi russi, perché anche noi abbiamo la speranza di dare una piccola, un piccolo contributo di conoscenza a quello che è il 2011, che è l'anno della cultura e della lingua russa. E ecco perché il motivo di questa mostra. Grazie all'amministrazione comunale, alla provincia, saluto il Canzone di Pietra Santa, e soltanto per dire che l'incontro con la satira russa non nasce da quest'anno, ma già dal 1988 è stata fatta una prima esperienza, che vorrei che Cinzia ci raccontasse come è stata fatta questa esperienza, perché l'ha vissuta in prima persona, quindi è più testimone di me di questo. Allora, i rapporti tra il premio Satira, e di conseguenza Museo della Satira, e il mondo della satira russa datano si può ritornare indietro al 1988, quando, primo anno della perestroika, Gorbaciov presidente, decidemmo di provare ad invitare i disegnatori russi che allora cominciavano a. Giustamente, come dicevi te, è sempre esistita la satira russa, però in quel momento lì ci fu chiaramente un'esplosione, anche perché prima dell'era Gorbaciov e perestroika la satira avveniva su certi giornali del governo, insomma era un po' una satira, tra virgolette, di regime, molto imbrigliata. C'era il famoso Crocodile, piccolo passo indietro. Non so se qualcuno di voi si ricorderà che nel lontano 1979 noi invitammo il giornale satirico Crocodile. Ci fu una grande protesta da parte di un giornale satirico francese che chiese, invitato a Forte dei Marmi assieme al Crocodile, chiese al Cremlino, inviando telegrammi a tutto il mondo, di liberare un disegnatore satirico russo che era in prigione per pornografia. Allora, perché pornografia? Ovviamente faceva disegni satirici, però il regime sovietico poteva incarcerare solo per reati di pornografia. Di conseguenza, questo disegnatore Siestoyev, che è qui presente in mostra con un buon numero di disegni, e vedrete come sono belli, basta che guardiate il nome sotto i disegni, fu incarcerato per reati di opinione, ovviamente. Bene, Canale Asceneggio, Canale Anarchico, Libertà per Eccellenza, scrisse questi telegrammi che veramente fecero il giro della stampa di tutto il mondo. Noi verremo a Forte dei Marmi insieme a Crocodile, solo se il Crocodile farà sì che Siestoyev sia liberato e venga rilasciato. Ovviamente il Cremlino non si curò di questi telegrammi, però mandarono lo stesso il rappresentante del Crocodile, il rappresentante della stampa sovietica. Insomma, è successo un grande finimondo e si finì su tutte le pagine dei giornali. Chiuso il capitolo, si arriva al 1988, anno della perestroika. Si decide quindi di invitare quei disegnatori che cominciavano ad affacciarsi su una stampa più libera, più indipendente, e sono tutti quelli che vedete qui in mostra. Ne invitammo 5 che uscivano per la prima volta dalla Russia, arrivarono a Forte dei Marmi e li premiammo. La signora qua accanto a me fu interprete anche allora di questi disegnatori. A distanza di tutti questi anni, in occasione di queste celebrazioni dell'anno della cultura russa in Italia, abbiamo pensato di richiedere agli stessi disegnatori che allora vennero a Forte dei Marmi di presentarci un panorama della satira russa attuale. Potete vedere la bravura, è sotto gli occhi di tutti, è una delle migliori scuole al mondo del disegno satirico, e la nota dolente è che non trova lavoro, perché la satira non è purtroppo più molto gradita al potere, e quindi lo fanno per divertimento e soprattutto per i giornali internazionali. Spesso
questo i giornali francesi, inglesi o americani chiedono la loro collaborazione. Quindi questa mostra è stata curata da uno di questi disegnatori che vive a Mosca, Mikhail Zlatovsky, e ha chiesto a tutti i disegnatori di fare i disegni appositamente. È un'occasione unica e importante, quindi spero che lo venga apprezzato. Come mi sembra aver già capito dalla reazione dei giornali che hanno già chiesto vignette, hanno telefonato, insomma c'è interesse. Sul catalogo c'è la bellissima trasmissione della signora sull'introduzione di questo artista, sì, che fa un pochino la storia della satira della Russia dall'inizio fino a... Sì, traccia un profilo. Ecco, possiamo chiedere a Marta Toggiani come ha trovato questa traduzione. Lei che poi è una grande conoscitrice della cultura russa, questa presentazione di Zlatovsky, come si è trovato? Intanto voglio dire che la prima mostra che si dice, collegata via alla fotografia, se ricordi, aveva come soggetto l'amore. Ed era una cosa veramente tenera vedere come questa gente si affacciasse a un tema come quello. Noi abbiamo trovato già una fotografia esagerata e ampia, molto evidente, si avvicinavano proprio come bambini, come geni, quindi era quasi una poesia, diciamo. Quanto alla satira in sé, io ripeto, la satira c'è sempre stata, è anche molto forte, però tra di loro, cioè c'è sempre stata una specie di pudelino, di orgoglio, di non far trovare fuori molte delle loro cose, tantissime anche barzellette su Lena, cultura, eccetera. Per quanto riguarda oggi, siccome sono stata proprio a San Pietroburgo due settimane fa, mi pare che non ci sia più questo grande interesse alla critica del governo. Cioè, ho avuto l'impressione di dire lascia fare, cioè sono così occupati a finire la giornata, a trovare lavoro, a superare la crisi, a vivere come dicono loro, noi vediamo solo la giornata di oggi, non ci interessa né il passato né il futuro, viviamo nell'oggi. Che secondo me, ora come ora, non c'è questa punta di diamante della critica che possa scalfire un potere, cioè è tollerato, ma nello stesso tempo non sono tutti come Stratkowski, per esempio. Lui è proprio la punta di diamante, lui è sempre stato così, proprio il suo carattere, e sono quegli anni liberi che non saranno mai sottomessi a nessuno. Per il resto io non ho notato, anche nella pubblicità, nei giornali che ho visto, non ho visto una grande spinta verso la satira di oggi, piuttosto la spinta a lavorare, a creare, a fare soldi, a uscire, praticamente a vivere. Questa è l'impressione che ho avuto io al momento. Quindi questo che noi vediamo qui raccolto è veramente un gioiellino che si trova più qui, diciamo, che in Russia. Qui veramente troviamo quello che è più per noi. Grazie, due parole allora siamo consigliere. Allora, siamo qui a portare i saluti di Presidente Lauccelli e tutta l'amministrazione provinciale e a sostenere con forza la satira, quella splendida branca della letteratura che dall'antichità va ancora oggi avanti, occupandosi sempre di temi rilevanti, principalmente la politica, la religione, il sesso e la morte, su questi propone punti di vista alternativi. Attraverso la realizzata si veicolano delle piccole verità, si seminano dubbi, si smascherano ipocrisie, si attaccano pregiudizi e si mettono in discussione e convinzione. E in paesi come la Russia e perché no come l'Italia c'è oggi più che mai bisogno di un'attenzione critica alla politica e alla società. C'è bisogno di promuovere il cambiamento. La provincia di Lucca lavora in questo senso e apprezza tutto quello che nel campo delle arti si muove in questa direzione. Grazie. Grazie. C'è qualcun altro vuol dire qualcosa? Membri delle quasi della giuria, qualcuno è deputato? Allora. Va bene così. Allora, intanto vi voglio complimentare e ringraziare per questo lavoro che è stato fatto. E lo scorso anno, in questi tempi, ricorderete, c'è stato un piccolo incidente diplomatico con la Russia.
E a proposito del piano prima casa, no? La storia delle case russe, e sono andato poi a settembre a fare una conferenza stampa alla TAS, alla nuova agenzia TAS. Quando sono arrivato lì alla TAS, accompagnato dal primo consigliere dell'ambasciata italiana, è venuto incontro a salutarmi, parlando un ottimo italiano, un giornalista russo, che pensate, lui parla così bene italiano perché ha fatto la traduzione, cioè meglio la sottotitolazione di tutte le puntate della Piovra, che ha avuto un enorme successo in Russia. Che saluta, dice sì, forte le mani, e lui mi ha detto forte le mani, il premio Sacra Politica. Quindi, e lo racconto anche con orgoglio, perché questo nostro premio, ma soprattutto il museo, il lavoro che è stato fatto, ormai siamo vicini ai 40 anni, io credo anche oggi dimostra le parole che venivano dette anche dalla dottoressa Tongiani, sono in questa direzione. Noi qua abbiamo un tesoro anche oggi, che è quello di questi lavori che sono raccolti qua al museo, che vengono offerti liberamente a chiunque vuol conoscere uno spaccato di un paese come la Russia, che ha avuto queste vicende che noi tutti conosciamo e che si è aperto sì oggi a questa situazione ben diversa da quella che era prima dell'89, ma che vive ancora questa situazione del tutto particolare. È inutile nascondere che a Forte dei Marmi oggi ci sono tanti russi, e che questi russi hanno trovato qua a Forte dei Marmi, come in altre parti del mondo, un luogo dove trascorrere le loro vacanze. Io mi auguro che possa essere visitata anche da alcuni di loro. Non so se magari questi possano condividere il messaggio che metto, però credo e sono certo che anche il lavoro di oggi, questa mostra, è un piccolo, come sempre, un grande contributo che il nostro museo dà alla comunità internazionale per confrontarsi su temi e su argomenti che non sempre trovano diritto di cittadinanza nel paese proposto, come in questo caso. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato, il comitato, tutti quelli che hanno lavorato su questa mostra, e ancora una volta a Cinzia e a Franco un grazie davvero per l'ottimo lavoro che è stato fatto. È un piccolo contributo che diamo a questo anno della cultura russa in Italia, della cultura italiana.